Ricordo quella mattina, quando è stato il momento alle 11 che è suonato l'allarme, che ci ha preso nel sonno, perché la notte eravamo stati tutta la notte in piedi per l'allarme dei francesi, e che ho preso mia sorella che aveva 3 anni con la varicella, l'ho presa tra le braccia e ho cominciato a correre. Ho cominciato a correre quando dietro di noi, mia madre con 6 bambine, dietro di noi si alzava una nuvola immensa di calcinacci, di fumi, di mattoni, di urli, di strilli, della gente che moriva, perché ha preso pure le persone dentro stesse, che sono rimaste nel palazzo. Noi siamo state fortunate che siamo usciti, riusciti a uscire. 37 persone tutte allineate, che i pompieri mano a mano tiravano fuori, e gli urli, si sentivano gli urli del padre, della madre, di queste famiglie distrutte. Lei ricorda i nomi? Ricordo i nomi, la signora Lucia, la mia amica Luigina, che la chiamavamo Gina, Rosetta, Pierina, tutte sorelle, tutte sorelle. Le zone più colpite sono nei quartieri Tiburtino, Prenestino e San Lorenzo.